Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del lunedì, video recap, analisi ciclica, analisi tecnica, dove sono i mercati e le cripto, soprattutto dove e cosa sta facendo invece Nasdaq 100, che è molto rilevante anche in questa fase ragazzi. Alcune peculiarità del ciclo mensile di Bitcoin molto interessanti, di cui parleremo oggi, relativi per esempio al massimo che è stato fatto pochi giorni fa ragazzi, che ha delle indicazioni cicliche molto interessanti. A volte anche la struttura diciamo di un ciclo può darci un'informazione, e quello che invece è il rapporto con il future CME di Bitcoin, che ha una visione ciclica completamente diversa di rispetto a quella per esempio dello spot di Bitcoin. Quindi interessante andare a vedere tutte queste informazioni e queste questioni diverse. Vedremo anche Ethereum e cercheremo di capire un po' se questa fase di forte spinta ribassista dei mercati può essere in questo momento un po' messa da parte. Allora, intanto ragazzi, benvenuti a tutti quanti e lasciatemi i pollicioni in su, così mi aiutate con l'algoritmo di YouTube, soprattutto in queste calde giornate estive. E volevo fare una premessa, intanto molto rilevante, la questione legata alla perdita di tempo di questi giorni è positiva sui mercati. Ormai lo sapete, perché ve l'ho detto già da diverso tempo, aspettavo e speravo che il mercato perdesse tanto tempo senza fare nuovi minimi. Per me era fondamentale una cosa del genere, perché ancora non siamo fuori da una struttura di bear market, non siamo arrivati probabilmente dove dovremmo arrivare. Però ragazzi, non è soltanto un'oscillazione dei prezzi che bisogna guardare quando guardiamo un mercato, anche un po' come un mercato in generale mette a posto tutti i difettucci che ha. Per esempio la questione legata alle SeFi, che sul mercato cripto stanno avendo una serie di problemi come Celsius o BlockFi eccetera, si sta un po' consolidando questo settore. Addirittura è arrivata anche una super offerta di Nexo che vuole comprare un'altra SeFi che sta avendo dei problemi, quindi un po' assistiamo al processo del consolidamento. Ho fatto già un video su questa cosa. Che cos'è il consolidamento? È una operazione, sono delle operazioni che avvengono in un mercato quando quel mercato è abbastanza maturo e alcune aziende falliscono. Quindi quando è maturo un mercato, alcune aziende vengono buttate fuori perché hanno esagerato col rischio, in questo caso perché non sono competitive, arrivano altre aziende, le acquisiscono e si dice in gergo tecnico che quel mercato consolida, cioè sta consolidando. Un mercato che consolida è sinonimo di maturità, cioè di un primo scalino di maturità, quindi una cosa abbastanza interessante da vedere, perché nella SeFi e nella DeFi ancora siamo lontani dal consolidamento, ma nelle SeFi non era mai avvenuto a questa cosa del consolidamento, lo stiamo vedendo adesso. Se magari le precedenti crisi, le precedenti bear market delle cripto erano più legate agli exchange che fallivano e che magari dovevano un po' comprendere come gestire la liquidità, questa bear market attuale ragazzi probabilmente sarà ricordato come il bear market che ha dato vita al consolidamento del settore SeFi, finanza centralizzata, e DeFi probabilmente quando inizierà e quando avverrà. Quindi interessante, molto bella questa cosa. Ma in questo processo perdere del tempo è fondamentale, perché dà al mercato la possibilità poi di riprendersi un domani con delle basi più solide, senza magari lasciare troppo terreno al mercato in termini di prezzo. Quindi non è che soltanto il prezzo deve crollare come se non ci fosse un domani e basta, può anche semplicemente star fermo ragazzi, oscillare e far passare il tempo sufficiente affinché un mercato si consolidi o semplicemente si capisca dove dobbiamo andare. In pratica genera un nuovo prezzo di equilibrio. Bitcoin sembra aver creato questa sua struttura di equilibrio intorno ai 20k al momento. Durerà? E questa è la domanda. Andiamo a vedere i grafici. Eccoci ragazzi davanti al grafico. Intanto iniziamo ad analizzare l'analisi ciclica del mercato di Bitcoin con lo spot. Poi vi faccio vedere anche quella invece del CME, del future quotato sul CME. Come si trova il future quotato sul CME? Qualcuno di voi ha avuto problemi ragazzi? Scrivete BTC e dovete inserire questo qui. Quindi intanto dovete andare su tutte le fonti e poi CME future su TradingView. Quindi è quello che vedete qui. Allora andiamo a ragionare sul grafico della classica analisi ciclica che noi stiamo vedendo. Intanto ragazzi,
su questo grafico il minimo del 18 giugno ha segnato l'inizio di un nuovo ciclo mensile. E questo ciclo mensile è avvenuto perfettamente perché, ragazzi, vedete che ha fatto già due strutture, 1 e 2, probabilmente sta andando a chiudere la sua seconda gambetta della M per poi chiudere il ciclo mensile. Ora, questo ciclo mensile, così come strutturato, teoricamente, tendenzialmente, il concetto di questo ciclo mensile è per il fatto, ragazzi, che teoricamente, avendo fatto questa struttura, potrebbe essere il primo ciclo mensile rialzista da un po' di tempo, 3 mesi circa. Perché questo ciclo mensile ha un massimo che è strutturato nella seconda parte del ciclo. Vi faccio vedere là sulle candele perché si vede meglio. Allora, sicuramente definirlo rialzista sembra un po' un eccesso, perché sembra più che altro un ciclo in barra di congestione, e questo ci siamo, ragazzi. Però per analisi ciclica classica, essendo questo massimo arrivato in questo punto, cioè nella seconda parte del ciclo, teoricamente questo ciclo dovrebbe essere al rialzo, quindi teoricamente questa fase qui, questo minimo, non dovrebbe essere breccato. Perché dico teoricamente? Perché le strutture sui massimi dei cicli possono spesso avere molte eccezioni. Quindi, in teoria, quando un ciclo fa un massimo nella seconda parte del suo ciclo, si definisce ciclo rialzista, e tendenzialmente rialzista. Vi faccio l'esempio al contrario: quando, per esempio, questa struttura ciclica ha fatto il massimo qui in questa prima parte, quindi della struttura ciclica, vedete, l'ha fatto qui, poi è crollato al ribasso qui. Sono passati tanti giorni dal minimo del 18, perché sono passati oltre 20 giorni, 23 ad oggi, quindi probabilmente questo è un massimo rilevante. E se il ciclo mensile chiuderà a breve, se consideriamo quello appunto iniziato il 18, vi faccio vedere tra poco di nuovo il CME, che invece indica tutta un'altra cosa. Vedete quanta situazione, lo stiamo iniziando ad analizzare da poco il CME, vediamo se ci darà delle informazioni aggiuntive, perché comunque è una scommessa, già questo ve lo dico, non l'avevo mai analizzato, però è un'informazione in più che secondo me può essere rilevante. È molto interessante. Quindi teoricamente, se stiamo all'analisi classica che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, ragazzi, qui siamo in close del ciclo mensile di Bitcoin, dovremmo stare al di sopra di questo livello di minimo, teoricamente potremmo anche stare al di sopra di quest'altro livello di minimo e chiudere il primo ciclo mensile al rialzo dal marzo. Quindi, ragazzi, sono aprile, maggio, giugno e questo è luglio, quindi da 3 mesi appunto che non chiudeva un ciclo mensile in questa fase rialzista. Allora, andremo a vedere se questa cosa è vera. Intanto questa gamba ribassista, ragazzi, se il mercato dovesse scendere in maniera molto profonda avrà difficoltà, quindi secondo me deve fermarsi a breve questa struttura ribassista per far respirare nuovamente. Lo vedremo anche per l'impostazione di Nasdaq, secondo me è interessante. Andiamo a vedere il CME invece, il future sul CME, scusate ragazzi, qui, ok, che cosa sta facendo. Guardate un po' la struttura completamente diversa, perché come vi ho fatto vedere nel scorso video, se analizziamo il future a questo punto, il minimo dell'inizio, cioè come si è avvenuto il 30 di giugno, e a questo punto siamo in tutt'altra situazione, perché il massimo è avvenuto nella prima parte del ciclo, e questo è pericolosissimo, perché nulla vieta al mercato di fare una cosa del genere, cioè proprio come tutti i cicli che teoricamente sviluppano il massimo, vedete, nella sua prima parte, in questa parte qui, quindi dum 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 dum. Quindi avendo fatto questo massimo qui, a questo punto, ragazzi, le due view si possono coniugare solo ed esclusivamente se nei prossimi 2-3 giorni, qualche giorno insomma, il future CME di Bitcoin va a fare un nuovo massimo, perché se non lo va a fare un nuovo massimo, questa view non si coniuga con quella sul mercato spot, anzi diventa pericolosissima. Quindi o facciamo una cosa del genere e va bene, allora poi va bene, oppure attenzione, perché vedremo chi dei due ha ragione. Anche un po' test, questa cosa interessante per vedere se la linearità del future CME, perché stiamo usando anche il future e l'abbiamo inserito da questo mese in poi, perché
Il mercato è diventato molto più maturo, quello delle cripto, quindi è possibile che il futuro abbia finalmente un po' di dati sufficienti per farci analizzare il mercato. Quindi lo spot, soprattutto sabato e domenica, ragazzi, negli ultimi mesi hanno perso tantissima aderenza con la realtà, sembrano governati dal caso randomici, quindi sabato e domenica con le oscillazioni delle cripto non sembrano dare grandi informazioni. Invece sui future potremmo avere delle informazioni pulite e questo mi ha portato ad inserire questa analisi, però valutata insieme a noi, cioè non sappiamo, è la prima volta che la stiamo utilizzando, non sappiamo se questo grafico ha più valore. Io al momento mi attengo sempre solo sul grafico dello spot, però ho iniziato ad analizzarlo, perché no anche questo. Guardate anche la pulizia di questo trend. Precisissimo, no? Ribassista su Bitcoin, anche questo ve la dice lunga. Solo un break, e se avviene un break in questo punto di questa trend line, attenzione, perché anche questa fase ribassista sul future di Bitcoin sarebbe invertita. Questo potrebbe far respirare il mercato cripto, perché no? Da un po' di tempo, per un po' di tempo. Ovviamente, ragazzi, anche qui i segnali iper long sono, da analisi tecnica, analisi ciclica e tutto il resto, sopra i 22.006, cioè sopra il precedente massimo, che purtroppo non ha funzionato, perché qui, ragazzi, è entrato anche uno dei miei sistemi. In Academy lo sanno, perché ho dovuto fare un video di 30 minuti dove spiegavo perché sono entrato long di nuovo sui mercati con un segnale che ritenevo fake, praticamente un po' scontato, però siccome le macchine e i sistemi di trading mi hanno dato il segnale, io li seguo, ragazzi, perché in queste fasi concitate, soprattutto con la partenza di un nuovo ciclo annuale che potrebbe avvenire a breve, io preferisco delegare alle macchine e ai trading system che ho creato io quelle che sono le strategie di ingresso, perché tanto probabilmente questa macchina, ragazzi, potrebbe uscire addirittura oggi stesso, prendendo un piccolo stop di qualche punto percentuale, perché avremo questo 5-6% di stop loss. E amen, ragazzi, ma quella macchina mi ha salvato le chiappe, come si dice in gergo, perché nei precedenti crash del mercato è uscita 1.000 volte e insomma ci ha salvato veramente. Infatti non mi nascondo che quando sono andato a fare questa operazione dopo l'ultima, che era uscita nuovamente a 29.000, il numero di Bitcoin e di ETH che siamo andati a prendere era molto di più, perché essendo uscito in stablecoin, poi ovviamente quando andate a rientrare e i mercati sono crashati, pensate che Ethereum l'ultima volta il sistema ce l'ha venduto a 3.300 e poi insomma è andato a ritornare a comprare a 2.200 adesso, ragazzi, quindi la differenza, diciamo, di 3 volte, insomma, si sente quando poi andate a prendere cripto. Quindi ottimo, una performance e una gestione di questo tipo di strategie nelle fasi proprio ribassiste. Quindi ci tengo molto. Al di là della mia personale opinione, io spesso in queste fasi delego alle macchine proprio per non inserire la variabile emotiva nella mia operatività, ma è la mia operatività, ragazzi, non è la vostra, vi assicuro, no, ognuno ha la sua. Quindi non seguite mai queste cose, a parte che ovviamente non avete il bot se non siete in Academy lo pubblico, però. E in questo caso, diciamo, ragazzi, è un'operazione un po' rischiosa. Però, qualora dovesse risalire sopra 22,6, sarebbe un long con un'inversione di trend a tutti gli effetti. Questa struttura del mensile di Bitcoin è interamente replicata anche da Ethereum, che ha fatto questo doppio massimo, che è bruttissimo, perché se il mercato, qui è un bivio, ragazzi, siamo ancora un bivio, ma se il mercato continua a perdere, soprattutto brecca questo minimo, crash, secondo me. E non c'è soluzione, perché nel caso di Ethereum, io ho anticipato un po', ho spiegato anche in Academy, adesso non vi tedio su queste cose, ragazzi, perché sono delle tecniche da trader. Anche qui addirittura il massimo non è avvenuto né in close neanche in candela nell'ultima parte, perché abbiamo 12,80, 12,74, quindi 1274 su questo massimo. 1280, quindi teoricamente, se guardiamo Ethereum, non abbiamo massimo né in close né sulla candela nella seconda parte del ciclo mensile. Questo indicherebbe che, ahimè, il ciclo mensile ha fatto il massimo qui su Ethereum, e quindi a questo punto possiamo tranquillamente scendere ancora. Tutto da vedere nei prossimi 3 giorni, secondo me. Queste fasi ribassiste che sono iniziate nel weekend, questi due sono weekend, ragazzi, non me le aspettavo. Soprattutto la giornata di oggi mi aspettavo un recupero. Vediamo se riuscirà a reggere, perché se non regge siamo di nuovo punti a capo. Anche qui Ethereum un poco più debole rispetto a Bitcoin in questa fase, però ha recuperato un po' di
forza relativa che aveva perso tendenzialmente. Andiamo a vedere Nasdaq, che invece secondo me è interessantissimo andarlo a vedere, la struttura dei cicli annuali di Nasdaq e dei cicli semestrali che a cui stiamo assistendo. L'ultimo qui, vedete, tutti i cicli ribassisti. L'ultima volta che il mercato aveva fatto un ribasso del genere sono mi pare 15 anni fa, se non erro, ragazzi. Addirittura Standard & Poor's 500 ha chiuso uno dei peggiori trimestri della sua storia, non mi ricordo, degli ultimi 20 anni. Questo per farvi capire in che condizioni è il mercato in questo momento e anche fare un po', perché no, filtrare un po' le informazioni che vengono dalla analisi di natura d'analisi sulle cripto, no? Per capire perché questo ribasso delle cripto è importante, è impattante, ma in questo caso è anche accompagnato da quello che è stato il più grande ribasso dei mercati old degli ultimi 15 anni, se non era una cosa del genere. Quindi, insomma, valutiamolo perché ha molto rilievo. Allora, questa fase qui, ragazzi, è una barra di congestione, ma ci stiamo avvicinando anche qui, insomma, è segnato per settembre la chiusura di questo ciclo. Ma soprattutto ha funzionato questa zona di volatilità di cui abbiamo parlato veramente qualche mese addietro, ragazzi, questa zona, il 30%, con una massima oscillazione avevo dato tra 40% e se le cose proprio andavano malissimo intorno ai 50, no? Avevamo inserito questi livelli. In questo momento il primo livello già 30 e passa per cento, il 32 ha tenuto. Poi magari, ragazzi, se deve andare a fare un nuovo minimo potrebbe anche scendere un pochettino, ma secondo me attenderanno quelli che sono i dati sull'inflazione, quello che è la politica della Federal Reserve. Un po' il mercato, ragazzi, comunque ha scontato un atteggiamento molto pessimistico, quindi questo ricordatevelo: i mercati scontano le news molto prima, quindi quello che uscirà dall'analisi della Federal Reserve e dal tasso di inflazione, quello che mi pare sia il 13 luglio, il mercato lo ha già scontato, ragazzi. Quindi il concetto è: se è peggio, molto peggio di quello che ha scontato, allora si va giù. Se è molto meglio si va su, o comunque non si fa niente, questo è il concetto. Ma il mercato ha scontato molto, molto una situazione negativa. Di questo ricordatevelo, perché non sono ottimisti i mercati in questo momento, ragazzi, quindi non è una situazione positiva. Da un punto di vista di struttura invece, di analisi per esempio, di cicli sul Nasdaq a livello mensile, vi faccio vedere questa analisi sul grafico daily. Allora, sul grafico daily abbiamo una struttura da 67 giorni che sono, da 90 giorni che è un trimestrale, e da qui dovrebbe essere iniziato anche una nuova struttura che più o meno, vedete, porta verso metà settembre, 10 settembre, alla chiusura dei giochi. Quindi qui siamo in sostanza in una nuova struttura trimestrale o bimensile lungo del Nasdaq. Però Nasdaq non ha superato neanche lui, vedete, le strutture dei massimi. Intanto questo ciclo, questa struttura qui sui massimi, e poi questo livello di resistenza molto importante. Vi faccio vedere a quanto ammontano. Allora, qui abbiamo un massimo a 12.003 e poi successivamente questa zona qui che è circa 12.006, ma io direi che bisognerebbe andare al di sopra anche di questo massimo che ha fatto qui per invertire radicalmente, quindi $13.000. Improbabile, non impossibile, improbabile che lo faccia prima di settembre e che inverta il trend prima di settembre. Credo che i mercati aspettino appunto questi dati fondali, di analisi fondamentale, quindi di macro analisi, per capire se effettivamente la Fed continuerà a ammazzare con la fuoriuscita del denaro, quindi con il fatto che sta tirando i remi in barca, oppure no. Credo che il mercato stia facendo questo in questa fase, ragazzi. È più probabile, l'alta probabilità, che questo ciclo trimestrale sia una barra di congestione lunga fino a un doppio minimo, probabilmente costruito verso la prima decade di settembre. È chiaro che qualora facesse una cosa del genere, ci sarebbero anche i margini per settembre di agire anche sul mercato hold, ragazzi, perché no? Facendo stock picking e, perché no, andando a cavalcare un nuovo ciclo annuale, che in quel caso potrebbe essere anche con un timing giusto, magari poi non dura, quello è un altro tipo di discorso, però è interessante anche il mercato Nasdaq in questo momento, e soprattutto è interessante valutarlo come indicatore, perché qualora Nasdaq inizi a fare un atteggiamento rialzista, ragazzi, e vista la correlazione che hanno i mercati hold con i mercati delle cripto in questa fase,
possiamo anche riversarle le nostre attenzioni, perché no, su criptovalute interessanti della DeFi, dei layer e delle chain, perché magari performano meglio di Bitcoin. Quindi, insomma, in sostanza, ragazzi, in questi due mesi che restano, ormai agosto è circa è qualcosa tra settembre e luglio, sarebbe più corretto iniziare a modificare la nostra mente, a tentare di salire su un carro di un nuovo ciclo annuale quando inizierà, perché ormai i giochi sul short sono fatti, erano cose da fare prima. E, al momento, secondo me, o non fare niente, ragazzi, quindi sulle cripto, o tentare le fasi di trading, oppure, che no, ragionare su come costruire posizioni quando ci sono le condizioni. Ovviamente io sono trend follower, quindi non compro in dip per le posizioni medio-lunghe. Infatti vedete anche il sistema holding, ragazzi, è entrato long su una breakout, poi back, ovviamente, in questo momento vediamo come va, ma non penso che vada bene. E poi continuerò, insomma, a fare questo tipo di logica. Però mercato interessante in questa fase, perché sta lasciando delle piccole piccole briciole che ci danno grandi informazioni. Cosa ne pensate voi? Soprattutto una domanda ve la faccio: questa fase secondo voi è utile anche per fare piano d'accumulo? Potremmo iniziare un piano d'accumulo come abbiamo fatto quello del 2020-2021, che è stato molto proficuo, ragazzi? Potremmo iniziarlo anche adesso su questi mercati? Quando di preciso? Che ne pensate? Se vi interessa anche questa cosa, magari facciamo un video nuovo per un nuovo piano d'accumulo, per tentare di cavalcare questo ciclo annuale quando e se inizierà, diciamo qua, il primo possibile. Fatemi sapere, ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.